Questo mio appello è rivolto al giudice Macagnano, il quale dovrà esprimere un parere definitivo e porre fine definitivamente alla questione AFO2, se cioè ci dovrà essere il blocco dell'altoforno 2 in ossequio al sequestro già esistente ma con facoltà d'uso, oppure se si dovranno concedere ulteriori tempi di adeguamento di AFO2. Io ho molto apprezzato il modus operandi del giudice Macagnano, persona ferma, persona risoluta. Ha voluto concedere un'ulteriore proroga, io non l'avrei concessa, ma pur tuttavia il termine ultimo dovrebbe essere e deve essere l'11 dicembre. Non andare oltre, non dare ulteriori proroghe a chi uccide, perché qui in Ilva, ArcelorMittal, si uccide. Allora se si concedessero ulteriori tempi, altre possibilità di morte ci potrebbero essere nello stabilimento. Evidentemente il sacrificio del povero Morricella non servirebbe a nulla. Significherebbe far rivoltare nella tomba Morricella. L'AFO2 è un mostro che va chiuso subito, senza se e senza ma. Non si può dare possibilità, proroghe a chi uccide. Pensate, voglio per così dire banalizzare il discorso. Se io ho un'auto e una macchina e il mio autoveicolo non supera la revisione, il mio autoveicolo viene bloccato, non mi si dice ti diamo prima 3 mesi e poi altri 3 mesi e poi altri 3 mesi ancora per potersi adeguare. Tu vieni bloccato e basta, perché la tua macchina, la tua auto non frena. Questo non accade stranamente per quanto riguarda Ilva. Se c'è un altoforno che non è a norma, se c'è un pericolo di vita, senza se e senza ma bisogna chiuderlo. Oggi è 10 dicembre, domani 11 dicembre ci sarà il responso definitivo del giudice Macagnano. Ho rispetto di lei, signor giudice, e mi auguro che lei davvero diventi l'eroe di Taranto, mi passi questa espressione, quando dirà no ad AFO2. E consentitemelo, non condivido neanche allo 0,01% la posizione della Procura che ha aperto alla possibilità di ulteriore proroghe. Non si può prorogare, non si può dare possibilità a Ilva di uccidere. Significherebbe di fatto concedere la licenza di uccidere e siamo in un paese di diritto che salvaguarda la vita, o almeno così dovrebbe fare.